Siamo qui con Fabio Borghese, a cui chiediamo innanzitutto le impressioni su questi 3 giorni di Ravello Lab. È stata un'edizione, direi, straordinaria, perché c'è stata una partecipazione di profili di altissimo livello e si è riusciti a lavorare, in modo incredibile, con grandissimo spirito di gruppo e siamo riusciti in particolare nel panel che ho curato io, quello sui processi di incubazione delle industrie creative e culturali, a prototipare un modello di incubazione per le imprese culturali e creative che può essere un punto di partenza importante per i paesi europei come riferimento per il futuro delle industrie culturali e creative in termini proprio appunto di incubazione e di rapporti con i territori. Si è parlato molto anche della necessità di, per sviluppare appunto tutte queste nuove modalità legate alle industrie culturali e creative, dell'importanza del networking. L'importanza del networking è fondamentale perché solo attraverso le reti si riescono a creare quelle connessioni e quei flussi, sia di informazioni, di saperi, che proprio di scambio vero e proprio, invece legato a elementi di carattere fisico, necessari ad attivare i processi giusti all'interno delle imprese nascenti, perché le imprese nascenti hanno bisogno sicuramente di confrontarsi con un contesto sia territoriale che metodologico di carattere multidisciplinare, per capire proprio come leggere le dinamiche della catena del valore della contemporaneità. Solo attraverso un approccio di tipo multidisciplinare, che non può non lavorare che in ottica di rete, si può immaginare dei percorsi efficaci e efficienti per i processi di incubazione e di stimolazione futuri.